I never know if you're serious. It's all so vague and mysterious with me and you. Just when I think we're on solid ground, you pull the rug out and knock me down. Are you just trying to play with me? Do you get joy from my misery? I like to think. Ciao a tutte patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo video. Anche questo è stato un video richiesta perché ho postato la foto delle cosine che avevo comprato per allestire la mia agenda, di tutti i kit possibili immaginabili per le cosine d'ufficio, insomma post-it, cose varie, e siete state talmente interessate dalla foto che ho voluto farvi un video dove vi faccio vedere come ho organizzato la mia agenda e che cosa ho comprato appunto. Vi faccio prima vedere la mia agendina, che è questa qui. È tutta ologrammata, favolosa! Vedrete tutto il riflesso, comunque è ologrammata e ho messo queste applicazioni adesive tutte glitterate, è stupenda. Questa agenda in particolare è della Smemoranda Uni 2014-2015 ed è appunto l'agenda settimanale. Ho fatto una fatica boia a trovarla perché, devo dire, premetto una cosa, tutto ciò è per colpa di mia cognata, quindi la sorella di Andrea, Sara, che saluto e ti mando un bacione. Qui davanti a tutti dico che dovresti iniziare a fare dei video perché veramente meriti tantissimo, però lei non vuole perché dice che non ha tempo, bla bla bla. Vabbè, ha qualcosa che potrebbe dare al popolo di YouTube perché ha davvero tanta iniziativa, è veramente tanto creativa, quindi secondo me potrebbe. E io glielo dico sempre, però lei mi snobba ogni volta che glielo dico. Vabbè, e comunque io ho preso spunto dalla sua agenda e dalla sua passione, insomma, nello scrivere qualsiasi cosa. Gli è piaciuta talmente tanto, mi ha invogliata a farmene una, anche perché mi continuava a dire: ma no, ma sul telefono puoi perdere tutto, se invece lo scrivi ti liberi la mente. In effetti aveva ragione. Io mi libero un sacco la mente dopo che scrivo e poi mi è sempre piaciuto scrivere, disegnare, pasticciare, avere qualcosa, un diarietto, perché io li avevo, però poi ho smesso un po' di scriverli. E niente, l'ho tappezzata e tutto l'occorrente per farla è veramente semplicissimo. La Smemo Uni ve la metto come era nella foto qui. Io sono semplicemente andata al lobby qua vicino a casa mia e ho acquistato la carta adesiva ologrammata che l'ho trovata, era 9 euro al metro, questo più un altro pezzettino, l'ho pagato 1,90 euro, davvero pochissimo. Questa carta è davvero favolosa, credo che ci tappezzerò altre cose perché è davvero tanto bella e stile molto Do Dear di Lime Crime, cioè molto ologrammata, unicorni, tutte queste cose qui. E infatti poi all'OVS abbiamo trovato gli stickers che dopo vi farò vedere. Allora, io ho organizzato le cose che mi servono per scrivere nella mia agenda, per insomma le cose più utili, in questa pochettina che avete già visto della Lip Monthly che vi avevo fatto vedere. All'interno c'erano i prodotti per le labbra e qui dentro niente, ho semplicemente acquistato gli evidenziatori giallo e fucsia, uno sbianchetto di quelli fatti così, poi ho preso le Stabilo, quelle neon bellissime. E queste qui mi pare sono tutte, no, esatto, sono 5. Ce n'è un arancione, una fucsia, una salmone, una verde e una gialla. Super power tutte 5, una matita, poi ho questa pennina indelebile da una punta fine e dalla punta grossa, una spillatrice bellissima, pagata davvero un cavolo. Tutte queste cosine le ho prese o al Gigante o al Caspita, che è una specie di negozio super mega enorme dove vende di tutto, dei cinesi, e appunto questa l'ho pagata mi pare 2 euro, davvero poco, dei fucsia. Poi ho trovato la colla, c'era o di Titti o di Hello Kitty, ho detto vabbè prendiamo Hello Kitty, e delle forbicine, questa volta di Titti, però erano carine, le ho prese. Mi piace tornare in quell'era scolastica dove si avevano tutte queste cazzatine, mi piacciono un sacco. E qui attaccata all'agenda ho messo la penna di Whitening Lightning che mi avevano regalato nel kit, e questa penna è favolosa, cioè mi piace un sacco la punta, come scrive, quindi l'ho utilizzata per questa agenda, l'ho incastrata qua dentro. E poi vi faccio vedere tutte le cosine che ho trovato insomma qua e là. Questi al Gigante erano per Halloween e questi sticker se ne ho utilizzato se no uno o due appunto nel giorno di Halloween dell'agenda per allestirla, per farla tutta figa. Tra le cose che ho appunto da ufficio ho questo porta scotch dove all'interno si sgancia, questo qua si divide, è una ciambella con dentro lo scotch e voi la chiudete e l'aprite quando vi serve ed è tutta gommosa, è veramente molto bella. Questa è il Gigante. Questa al Caspita invece è pagata, anche questa è una cavolata, è la bucatrice come si chiama? Vabbè, quella che vi fa i buchi e i fogli. Una mini agendina della linea Amico Mio, quella con tutti i cuccioletti, E qui volevo iniziare la mia agenda, infatti ho iniziato già a tappezzarla e non l'ho più continuata perché era davvero troppo piccola e poi non aveva i giorni ed era scomodissima per me. Avevo acquistato su eBay sempre con Sara, perché tempo fa avevamo fatto un ordine kawaii di tutte queste cosine e avevo trovato questa agendina bellissima che non ho mai avuto il coraggio di utilizzare. Questa qui è una semplicissima agenda con le righe dove potete scrivere quello che vi pare, ha anche dei fogli colorati all'interno, ma è talmente bellina che non mi va di rovinarla. E la tazza qua è praticamente incollata sopra, quindi c'è lo spazietto per metterci quello che volete, è bellissima. Questa è della Roller Coaster, purtroppo non ho più il venditore di eBay dove ho acquistato questa perché l'avevamo acquistata 2 anni fa, quindi non mi ricordo più, però se scrivete notes o in inglese comunque tutte queste cosine qua le trovate, avete più scelta. Al caspita sempre ho trovato questo notebook carinissimo che è con queste strisce color pastello e la torre di Pisa. Qui all'interno c'è tutto ciò che mi serve per decorare la mia agenda e vi faccio vedere che cosa ho messo. Questo non è nient'altro che la confezione dei Ferrero Rocher, un mix di Raffaello, Ferrero Rocher e quelli noir buonissimi che me la sono fatta fuori in una sera. Tipo Andrea se ne è mangiati 2, mi ha guardato e mi fa: ma li hai già finiti? No. All'interno ho voluto mettere i post-it che poi vi faccio vedere ogni tanto, quando finisco quelli dell'agenda li riappiccico nell'agenda. Questa è l'assuccino, quello delle Stabilo. Qui ci sono delle letterine con il cartoncino, quindi se dovessi fare lettere a qualcuno. Poi qua c'è uno delle tante confezioni della Lime Crime. Volevo in realtà ritagliare l'unicorno e appiccicarcelo sopra l'agenda, ma il cartoncino è talmente troppo spesso e l'immagine è troppo fine che sarebbe venuto una schifezza. Questo che era insieme all'agendina che avevo preso su eBay è una specie di segnalibro con l'elastico dove potete utilizzare anche per chiudere la vostra agenda e questo tenere come segnalibro del giorno in cui vi serve guardare. E inizio a farvi vedere le cose stupende che ho trovato all'OVS di Rescaldina all'interno dell'Ocean. Sono questi stickers che sono davvero favolosi, io appena li ho visti, cioè sono morta, cioè io e mia cognata siamo morte, eravamo lì, oddio! Li dobbiamo prendere! Sono i classici stickers un po' imbottiti, quelli gommosi, e allora costano tantissimo, tipo uno di questi costa 3 euro, io infatti avevo speso 6 euro, sì, 2,80 €, una roba del genere, cioè tantissimo per degli stickers, però questi 2 li ho dovuti prendere per forza. In questo vi faccio vedere, in questo ci sono tutte le tortine, muffin, gelatini, cioè proprio alla gloria, non potevo non prenderli. Molto molto kawaii, anche questi stra carini, cioè se c'erano gli occhietti erano proprio kawaii al massimo, bellissimi. Io vado matte per tutte queste cose qui. E questi sono molto kawaii, guardate che carucci! E ci sono tutti i gelatini, l'arcobaleno con le nuvole, la frutta, i muffin anche qui. E questi sono tutti glitterati, cioè piatti, non danno fastidio quindi, però sono tutti glitterati e stra belli. E questi li ho usati per la parte esterna della mia agenda. E non abbiamo neanche io e Sara non abbiamo neanche il coraggio di utilizzarli proprio per l'agenda stessa perché sono troppo carini. Poi ho i post-it, quelli fatti in questo modo, quindi con la parte dove potete tenere fuori dall'agenda per segnare quello che vi serve e la parte adesiva invece da questo lato. Anche questi costano un sacco e ci sono di altre marche molto molto economiche. Io purtroppo non le ho trovate, Andrea era lì per lì, mi fa: senti, prendili dai. Su Facebook, sempre su eBay, 2 anni fa quando avevo acquistato anche l'agenda, io e Sara avevamo fatto l'ordine di queste cose perché erano quelle che volevamo. Il primo che vi faccio vedere è questo set di post-it bellissimo con la scritta Love. Poi c'è questo set di 4 tipi di post-it e sempre con la stessa donnina che fa cose. Poi ci sono questi che sono magnifici, questi c'è tipo un arcobaleno e lei che fa la scritta sopra, questi sono veramente molto molto belli. Questi sono dei post-it a forma di ditini con i vari sentimenti dei ditini, quello innamorato, quello arrabbiato, quello furioso, quello geloso, insomma tanti post-it diversi. Poi ho comprato queste bustine di plastica rigida, queste le ho trovate a... caspita, sì, le avevo pagate anche queste una cavolatissima. E qui dentro in questa fucsia ho voluto mettere dei ritagli di giornali che mi ha consigliato di fare mia cognata, di ritagliare dai giornali delle cose che mi piacevano per poi attaccarli magari in futuro in base al tema che voglio dare all'agenda stessa. Tipo questo è gelatino, poi ho anche questa che è la monocromo, quella piccolissima, che l'ho presa in teoria questa anche per farci la prima agenda, però poi l'ho utilizzata per come agendina delle password. Poi ho i miei pennarelloni pigna gentilmente regalati dalla mia mamma. Poi niente, tutti sti block notes, io sono malata di block notes. Ed è arrivato il tempo di farvi vedere la mia agenda. Allora niente, vi faccio vedere come si presenta, come l'ho addobbata da vicino. Fatta in questo modo, qua come vedete ci ho messo già le cosine kawaii appiccicose, ed è fatta così, sia davanti che dietro. Io e mia cognata mi ha aiutato a rifoderarla tutta. Poi da questa parte invece all'apertura ho voluto mettere alcuni set dei post-it che posso staccare e utilizzare all'interno dell'agenda. Qua si presenta in questo modo, quindi il mese in generale. Questi sono dei segnalibri carinissimi a calamita di cartone che abbiamo preso nel negozio C Art, mi pare si pronunci comunque. Questi li ho messi sia per vedere il mese in generale e sia per vedere, come potete vedere io alzo qui, e mi porta praticamente alla settimana dove ho scritto le cose che devo fare. Ovviamente non vi faccio vedere perché sono un po' cose private, però qua scrivete giorno per giorno, qua avete la spunta delle cose che vi potete mettere l'impegno da fare, e se li spuntate appunto perché li avete fatti. Abbiamo poi attaccato con Sara un laccetto segnalibro perché all'interno dell'agenda non era presente e era un nastro semplicissimo, quello da regalo. E poi qui, come vi dicevo, ci sono quelli per segnare i post-it che escono fuori dall'agenda. Qui ci sono i memo prestiti, dove potete scrivere ciò che avete prestato, quando l'avete prestato e a chi l'avete prestato, e in quello viola le memo invece generali. Questo è come sto organizzando la mia agenda. Mi piace tantissimo questa sistemazione perché così non mi dimentico niente, svuoto la mente, appena ho qualcosa che devo scrivere lo scrivo direttamente sull'agenda. È un sistema creativissimo, cioè pratica, piccola, la potete tenere in borsetta, con la penna di fianco, se vi viene in mente da scrivere qualcosa la scrivete. Guardo giorno per giorno cosa devo fare per il giorno dopo, per il giorno stesso, cioè davvero è praticissimo. Io tutto quello che vi volevo far vedere ve l'ho fatto vedere, spero vi abbia fatto piacere questo video. Se anche voi condividete la nostra passione e se anche voi avete questa strana ossessione come me, Sara, e boh, taggatemi su Instagram così la vedo direttamente. Mi sto guardando in giro se per vedere se ho dimenticato qualcosa, ma credo di avervi fatto vedere tutto. Vi ringrazio per aver guardato questo, vi mando un grosso bacio, un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini!